Assessore Daina, anche lei quest'oggi qui presente all'inaugurazione del centro ascolto della Caritas, dunque un modo per salutare questo nuovo modo di aiutare la gente che soffre da parte dell'amministrazione comunale? Sicuramente era doveroso per noi essere qui presenti anche per ringraziare la Caritas di tutto quello che, per tutto quello che fa per il territorio di Agrigento, per gli agrigentini. E, fra l'altro, quello che fa la Caritas si sposa perfettamente con quello che stiamo cercando di fare noi anche a livello di distretto sociosanitario tramite i progetti di inclusione sociale. E, ultimamente infatti sia a livello regionale sotto gli stimoli dei comuni sia a livello comunale stiamo dando molto spazio alle politiche sociosanitarie, diciamo con una sottolineatura particolare per il socio più che per il sanitario, perché attualmente l'emergenza è questa. Sì, il centro ascolto per noi è il luogo principale, per la Caritas è il primo luogo in cui la Chiesa agrigentina incontra il povero, incontra chi ha bisogno di aiuto, di sostegno. È un luogo in cui al di là dell'aiuto pratico, concreto, quindi della spesa o del pagamento delle bollette, che stiamo provando a far capire non è il ruolo principale di un centro ascolto, quindi il centro ascolto è il luogo in cui la Chiesa si fa carico dei bisogni del povero, si fa compagno di cammino per chi si trova nella difficoltà. E oltre ai volontari semplici ci sono anche degli assistenti sociali, psicologi, gente che ha delle competenze giuridiche, perché è importante analizzare il problema che la gente ci porta e ci consegna sotto diversi aspetti. Il nostro compito è proprio quello di attivare una serie di servizi, una rete di servizi che sono servizi giuridici, servizi psicologici o servizi anche sociali, anche coinvolgendo le parrocchie di riferimento, e questo richiede delle competenze specifiche.